Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In apertura, buone notizie arrivano dal bollettino della regione Abruzzo. Nessun nuovo contagiato e nessun decesso. È il primo giorno che accade in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Sale anche il numero dei guariti. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Abruzzo, la casella dei positivi al Covid-19 e quella dei decessi fanno segnare lo zero. Un primo azzeramento dei contagi in realtà c'è già stato lo scorso 29 maggio, ma in quell'occasione però c'erano state due vittime. Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 resta fermo a 3.265, mentre gli attualmente positivi sono 632, in diminuzione di 21 unità. Le vittime sono 418. Mentre i guariti salgono a 2.215, più 21 rispetto a ieri. Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla ASL dell'Aquila, 825 a quella di Chieti, 1.531 a quella di Pescara, il territorio che è di gran lunga il più colpito del centro-sud Italia, e 662 alla ASL di Teramo. Delle persone attualmente malate, 89 pazienti sono ricoverati in terapia non intensiva e 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 539, in diminuzione di 13 unità, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 83.715 tamponi, di cui 77.995 sono risultati negativi. Ed ora la politica e andiamo all'Aquila, perché quello di oggi è stato il giorno della visita del leader della Lega Matteo Salvini in Abruzzo, e all'Aquila c'è il nostro Giuseppe Dintino. Allora Giuseppe, buon pomeriggio, sei con un ospite peraltro, Emiliano Di Matteo, consigliere regionale della Lega. A te Giuseppe. Sì, buonasera, in diretta dall'Aquila. Oggi pomeriggio qui c'è stato Salvini che ha inaugurato una nuova sede qui nel capoluogo, una nuova sede ovviamente della Lega, ma anche ripreso il tour elettorale lì dove era stato interrotto prima dell'emergenza sanitaria. Innanzitutto chiariamo subito, perché l'audio è un po' disturbato, perché i telespettatori probabilmente sentiranno delle urla in sottofondo. Ringrazio il consigliere regionale Emiliano Di Matteo della Lega che ha accolto il nostro invito. Consigliere, quindi spieghiamo subito questa cosa, quali sono questi suoni. L'inaugurazione guastata dai contestatori. Vabbè, capitano anche queste cose. Devo dire che con profondo rammarico qualche maleducato ha impedito che questa manifestazione fosse una festa popolare nel rispetto delle regole, senza assembramenti. È stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per calmare questi facinorosi, ma vabbè, ce ne facciamo una ragione, non è la prima volta, speriamo sempre che sia l'ultima, ma andiamo avanti così. Allora, oggi in conferenza stampa il leader della Lega Salvini ha toccato tanti argomenti. Noi abbiamo selezionato i momenti salienti, a partire da quello che riguarda da più vicino l'Abruzzo, quello delle prossime elezioni amministrative a Chieti e ad Avezzano. Allora, se d'accordo, ascoltiamo le parole di Salvini e poi le commentiamo insieme. Un conto è essere umili, un conto è passare per fessi. E quindi adesso non rivendichiamo nulla, però abbiamo dimostrato lealtà in regione, in tutti i capiluogo, siamo con mio sommo orgoglio primo partito in Italia e in Abruzzo, e quindi all'Aquila è andata come è andata, a Pescara è andata come è andata, in regione è andata come è andata. Non avessimo candidati all'altezza, io sono il primo segretario della Lega a dire, laddove non abbiamo una donna o un uomo in grado di coprire quel ruolo, non mettiamo le bandierine per il gusto di mettere bandierine. Quindi proporremo umilmente agli alleati due soluzioni assolutamente positive e vincenti, sia per Chieti che per Avezzano, e sono convinto che i fatti ci daranno ragione. Allora, consigliere, abbiamo ascoltato Salvini che chiaramente ha detto, dopo aver ceduto sul sindaco di Pescara, dopo aver ceduto sul governatore della regione, la Lega non è più disposta a fare passi indietro, quindi voi puntate ad ottenere un candidato leghista per Avezzano e per Chieti?
No, il segretario ha detto chiaramente che la Lega non fa impuntature e non avanza pretese, semplicemente laddove noi abbiamo dei candidati che riteniamo all'altezza, come nel caso di Chieti e di Avezzano, li sottoponiamo al tavolo con gli alleati, crediamo che debbano essere presi nella giusta considerazione, tenendo anche conto che in passato in Abruzzo, quando le scelte sono ricadute su candidati, ottimi candidati che poi hanno vinto le elezioni della coalizione, la Lega li ha appoggiati con la massima convinzione e lealtà. Quindi chiaramente siamo consapevoli del nostro ruolo, siamo consapevoli di essere la forza trainante del centrodestra non solo in Italia ma anche in Abruzzo, ma questa consapevolezza non si trasforma, come dire, in arroganza o in forza coercitiva nei confronti della coalizione, semmai persuasiva. Riteniamo di avere degli ottimi candidati che sottoporremo al vaglio dei nostri alleati con la speranza ragionevole che possano alla fine essere scelti e diventare candidati non della Lega ma di tutta la coalizione. E se l'appoggio del passato non venisse ricambiato, la Lega potrebbe anche correre da sola? No, assolutamente no. La Lega crede fermamente in un centrodestra unito, che è una formula vincente, tra l'altro molto apprezzata dal grande popolo degli elettori del centrodestra e non solo della Lega. Siamo convinti di trovare una sintesi con gli alleati e poi naturalmente anche i nostri leader nazionali, quando esamineranno queste situazioni, troveranno sicuramente la migliore delle soluzioni e delle quadrature possibili. Nel corso dell'ultima conferenza stampa del Premier Conte a Palazzo Chigi, il Premier ha toccato anche il tema dell'alta velocità in Abruzzo e del raddoppiamento del binario unico lungo la linea adriatica. E Salvini anche quest'oggi ha commentato le parole del Premier, quindi ascoltiamo cosa ha detto Matteo Salvini. Il Conte, che è espressione di 5 Stelle, vuole l'alta velocità in Abruzzo. Voglio vederlo qua con Di Maio e Toninelli a illustrare agli abruzzesi il progetto dell'alta velocità in Abruzzo. Quando lo vedo ci credo. Per il momento mi sembra l'ennesima panzana, perché ripeto, oggi c'è un elenco su Il Mattino di Napoli che mi sono stampato e diventerà nostra battaglia parlamentare, non una ma 400 opere pubbliche ferme nel mezzogiorno. Perché se qualcuno pensa alla decrescita felice, ma se uno non mette il bonus auto, ma mette il bonus monopattino elettrico, vuol dire che hai un problema. Infrastrutture e trasporti in Abruzzo, qual è la posizione della Lega? È assolutamente a favore delle infrastrutture, a favore degli investimenti, l'abbiamo sempre detto e ribadito, questo è un paese che ha bisogno di investimenti, ma ha bisogno che gli investimenti si facciano, che le infrastrutture si realizzano e non semplicemente si annuncino. Quindi la nostra è una regione che avrebbe sicuramente bisogno di realizzare le opere di cui stiamo parlando, però come giustamente ha ricordato Salvini, ormai è tempo che la politica degli annunci finisca e lasci spazio invece ai fatti, perché questo è un paese che soprattutto dopo tutta la vicenda Covid ha bisogno davvero di rialzarsi e di cominciare a correre. Le infrastrutture sono assolutamente indispensabili per modernizzare l'Italia, per renderlo un paese più efficiente e attrattivo per gli investimenti, però ripeto, la Lega è sicuramente a favore di una politica dei fatti e non degli annunci e delle chiacchiere. Ci dispiace, come dire, dover constatare che in questi mesi ai tanti annunci, alle tante promesse, alle tante aspettative create, purtroppo di fatti se ne sono seguiti di ben pochi. Un ultimo tema vorrei toccare con lei, consigliere, poi la lascio festeggiare la nuova sede, perché l'Abruzzo è tra le regioni in cui sarà sperimentata l'app Immuni, questa app volta al tracciamento dei contagiati da Covid-19, e in Abruzzo appunto sarà sperimentata, verrà scaricata su base volontaria, ma Salvini ha detto che lui non la scaricherà, ascoltiamolo. Io non consiglio nulla agli abruzzesi, perché gli abruzzesi decideranno con la loro testa. Io non la scarico e fino a che non ho garanzia assoluta di come vengono trattati e custoditi i miei dati, non scarico alcunché. Mi dicono ma la partecipazione cinese è minima, un 2%. Io dove c'è puzza di regime comunista non scarico un accidente. Punto. Consigliere, c'è puzza di regime comunista? Ma soprattutto non c'è la certezza
che questi dati vengano gestiti e custoditi con la massima sicurezza. E come ha sottolineato il segretario, la stessa intelligence italiana ha sollevato il problema. Quindi io personalmente, e non perché lo ha detto Salvini, o meglio non solo perché lo ha detto Salvini, personalmente ho la sua stessa posizione. Non contesto il fatto che l'Abruzzo sia stata scelta tra le regioni pilota per questo esperimento, ma personalmente, fin quando non avrò la certezza che i dati saranno gestiti e custoditi con la massima sicurezza, non scaricherò l'applicazione. Non mi permetto di dire a nessuno di non farlo, ma rispetto e sono convinto che chi non lo fa non sta trascredendo alcuna regola e soprattutto non sta contravvenendo a quell'obbligo di collaborazione civile con la quale nasce quest'app. Nessun cittadino si vuol sottrarre a questo tipo di compito, ma credo che in un paese che ha fatto della privacy un baluardo, la custodia dei dati personali nella massima sicurezza dovrebbe essere una garanzia che chi gestirà questi dati dovrebbe fornire e offrire ai cittadini. Grazie al consigliere regionale della Lega Emiliano Di Matteo, linea allo studio. Grazie a voi, buona serata. Grazie così, grazie a Giuseppe Lintino, grazie anche a Loris Bennato per la parte tecnica. Noi ora apriamo una ampia pagina dedicata alla cronaca. In un incidente avvenuto questa mattina sulla bonifica del Salinello all'altezza del bivio di Sant'Omero ha perso la vita un uomo di 59 anni di Nereto, Diego Di Gaetano, schiantandosi con la sua moto contro una Fiat Panda condotta da un 77enne. Immediatamente soccorso, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Mazzini di Teramo, dove però è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Sul posto hanno fatto i rilievi, oltre al 118, gli agenti della polizia stradale che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nell'impatto gli occupanti dell'auto sono rimasti lievemente feriti. E poi ancora è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Pescara il piccolo di 4 anni che questa mattina è volato giù dal balcone della sua abitazione di Vasto in un condominio di via Ciccarone. L'episodio è avvenuto poco dopo le 10.30 nella palazzina che ospita anche la sede dell'ARAP. Sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena a chiamare subito i soccorsi, arrivati sul posto con una ambulanza del 118 e seguita da polizia, carabinieri e municipale. Il bambino è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Vasto e successivamente a Pescara. Il piccolo, dopo la caduta, è rimasto sempre cosciente, ma ora è ricoverato in prognosi riservata. Dalle prime informazioni pare che il bambino di origine straniera si trovasse da solo in casa. Al vaglio delle forze dell'ordine c'è la posizione della madre, 27enne, e le testimonianze delle persone che hanno assistito al volo del bambino. Ed è di 5 arresti e 16 indagati complessivi il bilancio dell'operazione denominata Dance Monkey, scattata questa mattina e condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano. Scoperto e smantellato un vasto giro di spaccio di stupefacenti, ma anche di minacce e violenze. Il servizio. È stata un'aggressione ai danni di un 63enne di Casoli, arrivato in soccorso del figlio 28enne, reo di non aver saldato il conto dell'acquisto della droga, a dare origine all'operazione Dance Monkey condotta dai carabinieri della compagnia di Lanciano e che ha portato a 5 arresti scattati all'alba di oggi su ordine della procura della città frentana. In manette sono finiti Alexander Mastrippolito, 20enne di Santa Maria in Baro, Michael Cicchitti, 28enne di Paglieta, e Manolo Spinelli, 30enne di Lanciano. Obbligo di dimora invece per un 52enne di Fara San Martino e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un 42enne di Casoli. In 6 mesi di indagini, a partire dal settembre scorso, i carabinieri hanno ascoltato oltre 100 testimonianze di tossicodipendenti e, grazie anche alle intercettazioni e ai pedinamenti, hanno ricostruito un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, violenze, estorsioni e furti, accertando oltre 200 cessioni di sostanze illecite, principalmente cocaina, hashish e marijuana. I carabinieri così sono riusciti a togliere dal mercato oltre 1000 dosi, sequestrando 1 chilo di droghe e 7.500 euro provento dello spaccio. Durante le indagini sono state 4 le persone arrestate in flagranza e 11 quelle denunciate a piede libero. Dunque una vera e propria rete di microspaccio capace di ramificarsi in varie zone del territorio frentano e non solo. Nel corso della perquisizione a casa del Mastro Ippolito, che sarebbe uno degli arrestati odierni, abbiamo trovato 10 grammi
grammi di marijuana già suddivisa in dose, quindi vuol dire che l'attività dello spaccio proseguiva, insomma, anche nel periodo successivo alle nostre investigazioni. L'attività di spaccio riguardava pressoché il territorio frentano. Abbiamo accertato che l'approvvigionamento era con molta certezza proveniente dall'area pescarese e dall'area foggiana, tant'è che in uno degli arresti a cui facevo riferimento prima, un albanese arrestato in flagranza di reato appunto proveniva dalla zona pescarese e riportava, oltre alla macchina rubata, anche la droga. Iniziano a prendere forma le motivazioni alla base della lite familiare sfociata in omicidio sabato scorso a Brittoli, nel Pescarese, dopo il racconto della moglie della vittima. Intanto è attesa a breve la risposta dell'autopsia sul corpo di Cesilio Cocco. Il servizio di Stefano Recanati. Si comincia a far chiarezza sul movente che sabato scorso ha scatenato la lite all'interno della famiglia Cocco, incontrata a San Giuseppe a Brittoli, con il tragico epilogo della morte del capofamiglia Cesilio, di 74 anni, colpito a morte dal figlio Massimo, intervenuto per salvare la madre Cleonice Di Sano. È proprio la signora Cleonice, dal letto dell'ospedale dove si trova ancora ricoverata nel reparto di neurochirurgia, anche per la rottura del setto nasale, a fornire la prima ricostruzione dei fatti agli inquirenti, riportando le stesse la frase: se non fosse arrivato mio figlio sarei morta. Una situazione familiare precaria ormai da diverso tempo, visto che la coppia viveva separata in casa insieme all'ultimo dei quattro figli con problemi di disabilità, e proprio la pensione e l'indennità di accompagnamento dell'ultimo figlio della coppia sembra essere stato il movente dell'ennesimo litigio. La discussione, animatasi in modo violento intorno alle 8:30 del mattino, richiama l'attenzione di alcuni vicini che subito avvisano i figli. Massimo è il primo ad intervenire, poiché abita a pochi metri dall'abitazione dei genitori. Alla vista del figlio, Cesilio cambia obiettivo, anche a causa di vecchi problemi per cui il rapporto con i figli si era incrinato. Qui si innesca una violenta colluttazione che porterà alla morte del pensionato. Il secondo figlio, arrivato poco dopo, avviserà i soccorsi. Il figlio Massimo, dopo essere stato ascoltato per tutto il pomeriggio di sabato dal PM Andrea Papalia, al quale è affidata l'indagine, adesso si trova sotto inchiesta per omicidio aggravato, ma la sua ricostruzione dei fatti è sembrata subito veritiera e per questo si trova fuori dal carcere. Per lui si sta vagliando l'ipotesi della legittima difesa. Intanto, nelle prossime ore, dopo un primo esame del medico legale Ildo Polidoro, presente sabato sul luogo dell'omicidio insieme al magistrato per una prima ricognizione, sarà effettuata l'autopsia, da cui si potrà capire meglio se la morte sia avvenuta a causa dell'impatto con la sedia utilizzata da Massimo per colpire Cesilio o per la presenza di lesioni interne. L'ex orfanotrofio Regina Margherita di Teramo, con i suoi bellissimi giardini, è in totale abbandono da anni. Il sito, adiacente a Piazza Dante, occupa una larga porzione di suolo nel centro della città ed è gestito dalla ASP 1, che sembra averlo dimenticato. A favore del suo recupero scendono in campo l'amministrazione comunale e la delegazione teramana del FAI, che lo candida come luogo del cuore. Il servizio di Tania Bonici Castelli. L'Istituto Regina Margherita di Teramo ha una storia lunga oltre due secoli. Situato nel cuore della città, con ingresso da Piazza Dante e Viale Mazzini, un tempo è stato orfanotrofio provinciale gestito dalle Suore della Carità. Qui venivano accolte le orfanelle, spesso abbandonate davanti a questo grande portone. All'orfanotrofio è sopravvissuta la scuola materna ed elementare, ma poi con il terremoto del 2009 l'immobile non ha retto e oggi è completamente inagibile. Ma sono i giardini, bellissimi, a poter essere recuperati subito se si volesse. Se volesse l'ASP 1 di Teramo, deputata alla gestione di questo sito che la delegazione teramana FAI ha candidato a livello nazionale come i luoghi del cuore. Così anche il comune di Teramo scende in campo per assicurare la propria partecipazione ad un nuovo progetto di recupero. Ridare questo luogo importante ai cittadini, sì, è stato qualche volta paventato dall'allora assessore Ponziani, poi è stato il consigliere di Teodoro che ha sollecitato tante volte di assumere questa iniziativa come comune, con la collaborazione dell'ASP, per ridarlo, diciamo, in uso ai cittadini.
L'auspicio è che si possa arrivare a una collaborazione che possa garantire poi al Comune di gestire questo luogo in collaborazione con l'ASP per un periodo superiore, almeno per un periodo dei 3 anni, quelli che rimangono a questa amministrazione per la sua attività politica. Quindi un luogo importante da ridare ai cittadini, ce lo chiedono in tanti, ben ha fatto il consigliere di Todoro a sollecitare questa problematica e quindi siamo su quella linea, una linea di collaborazione per ridare un luogo importante ai cittadini. Un primo progetto di ripristino di Regina Margherita era stato avanzato nel 2011 dai passati vertici dell'ASP 1 di Teramo. Allora la Fondazione Tercas stanziò 100.000 euro per la messa in sicurezza delle facciate. Il luogo però è ormai chiuso e abbandonato da troppi anni e la città oggi lo rivendica con forza. Nella sede centrale della Ruzzoleti a Teramo è stata firmata la transazione che da settembre farà confluire nelle casse del comune di Montorio al Movano 1 milione di euro in 6 anni. La sottoscrizione del contratto è avvenuta alla presenza del vicepresidente della società acquedottistica teramana Alfredo Grotta e del commissario prefettizio del comune di Montorio Chiara Fabrizi. La somma corrisposta al comune teramano è pari al credito che quest'ultimo ha maturato nei confronti della Ruzzoleti negli anni in cui in una situazione di forte indebitamento, la società che gestisce l'acqua della provincia di Teramo interruppe i pagamenti ai comuni, come quello di Montorio, che avevano contratto mutui per i beni relativi al servizio idrico integrato. Con il piano di rientro in 6 anni si conclude così una problematica iniziata 10 anni fa. Vediamo le interviste. Allora, chiaramente il comune di Montorio, come tutti i comuni, anche a causa di questa emergenza Covid, ha sicuramente necessità di avere davanti un piano di pagamenti, di impegni di spesa regolare il quanto più possibile, quindi con scadenze certe dall'uno e dall'altro lato. Il comune si sta impegnando da parte sua a fare una ricognizione dei debiti pregressi anche per accedere alle eventuali fondi di liquidità che sono stati deliberati per la nuova normativa Covid e quindi da parte del Comune in generale c'è tutto l'impegno a voler onorare anche debiti pregressi che si sono negli anni magari accumulati, certamente anche da parte della Ruzzoleti, che è un attore importante, uno stakeholder importante per il Comune di Montorio, quindi la cifra è sicuramente una cifra importante e consentirà in questi mesi di rimpinguare un po' le casse comunali anche in vista dell'approvazione del prossimo bilancio che scadrà il 31 luglio. Qui il ringraziamento va ovviamente agli uffici della Ruzzoleti e del Comune di Montorio che hanno lavorato alacremente attraverso un lavoro certosino di ricostruzione della situazione debitoria da parte di Ruzzoleti nei confronti del Comune di Montorio, un lavoro che era iniziato con la precedente amministrazione, ma grazie anche alla sensibilità istituzionale del commissario prefettizio siamo riusciti a raggiungere in tempi relativamente brevi e questo ovviamente apporta dei benefici e delle positività sia alla Ruzzoleti che al Comune di Montorio al Vomano adesso e anche per il futuro. È indispensabile attuare un'azione strategica di rilancio e riattivazione di tutti i settori economici del territorio. A dirlo è Federmanager Abruzzo e Molise che ha presentato le proposte per il rilancio delle imprese abruzzesi. Il servizio. Se le vostre proposte per il rilancio dell'economia sono diverse, da cosa partire? Noi partiamo dalle cose che di solito di cui disponiamo, che è il mondo delle competenze. Noi veniamo dal mondo delle competenze, disponiamo nella nostra associazione di competenze qualificate che è sicuramente in grado di dare un contributo al rilancio della regione, un contributo che va in termini di crescita, di sviluppo, di innovazione, perché c'è tanto bisogno di innovazione tecnologica in questa regione. Noi siamo in grado di supportare la regione, abbiamo individuato pure un metodo che è quello di creare dei gruppi di lavoro che poi questi progetti che noi presentiamo li andiamo, li seguiamo con dirigenti, gruppi politici, assessorati, proprio per dire attenzione, noi ci siamo, non è che ci fermiamo al documento, vi lasciamo il documento e poi ce ne andiamo, noi ci siamo e vogliamo esserci perché crediamo nella regione, pensiamo che il nostro contributo sia necessario e dovuto, abbiamo questo senso sociale e siamo in grado di farlo a mio avviso. Quindi finora in questa fase 2 vi siete sentiti un po' trascurati dalla regione?
C'è una fase in cui l'emergenza sanitaria era quella più sentita, più forte, più pressante, e quindi bisognava salvare le vite delle persone. Questo mi sembra qualcosa che gli va riconosciuto. Adesso però si tratta di ripartire, e la cosa non è facile, non è manco semplice, se non si muovono le competenze, se non si muove il mondo delle persone capaci, il mondo delle persone in grado di assumersi e di sviluppare attività ad alti contenuti competenziali, a mio avviso non la vedo bene la partenza. Quale dovrebbe essere la prima azione che la Regione dovrebbe intraprendere? Beh, diciamo che l'indirizzo politico che la Regione darà su come andare avanti con i vari progetti che Federmanager intende presentare è molto importante, perché noi sulla base di quei progetti e di quell'indirizzo politico poi andremo comunque a approfondire nel dettaglio i progetti che presenteremo. E ora una notizia che ci riguarda da vicino, perché su TV6 saranno trasmesse due esclusive cinematografiche della Blue Cinema TV di Daniele Baldacci. Due opere cinematografiche dimostrano che girare film è un'attività viva e prolifica anche in Abruzzo. Dalla produzione alla regia, infatti, gli artisti che si celano dietro le opere Corpo e Pasolini, Poesia e Sangue, sono tutti abruzzesi, e sarà proprio TV6 a proporne la visione per la prima volta assoluta al pubblico televisivo. Corpo è un cortometraggio pieno di suspense che parte dall'inquietante ritrovamento di un cadavere per poi dimostrare, nelle contraddizioni della psiche umana, che non tutto è sempre come appare. Il film, riconosciuto dal MIBACT di interesse culturale nazionale, ha già ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio al Festival Scrittura e Immagine. Anche Pasolini, Poesia e Sangue ha già ricevuto il plauso della critica. Il docufilm scaturisce da una inchiesta giornalistica e si propone di far luce su alcune ombre che ancora oggi aleggiano sulla morte del celebre scrittore Pierpaolo Pasolini. Le due opere saranno trasmesse in esclusiva su TV6. Pasolini, Poesia e Sangue andrà in onda mercoledì 10 giugno alle ore 21:15, mentre Corpo sarà trasmesso giovedì 11 giugno alle ore 20:30. Ed ora lo sport, e nel prossimo servizio vediamo l'esito dell'importantissimo Consiglio federale che si è tenuto oggi a mezzogiorno. Playoff e playout come piano B, l'algoritmo piano C. Per la Lega Pro si torna in campo con playoff e playout. In Serie D recepite in toto le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, sospeso il campionato di Serie A femminile. In estrema sintesi sono questi i verdetti espressi dal Consiglio federale odierno. In sostanza, in Serie A e Serie B, se a causa di un peggioramento della curva epidemiologica o a causa del verificarsi dei casi di positività non si riuscisse a portare a termine la stagione come da calendario, il Consiglio federale farà ricorso a playoff e playout con modalità da stabilire in quella sede. Se neanche coi playoff e playout si riuscisse a portare a termine la stagione, in particolare entro il 20 di agosto, si cristallizzerà la classifica al momento della sospensione con l'applicazione dei criteri correttivi. In particolare per la Serie B la stagione regolare riprenderà il 20 giugno per concludersi il 2 agosto, e poi dal 4 al 20 di agosto si disputeranno playoff e playout con le date di riferimento come da formato originario. In caso di impossibilità di chiudere regolarmente il campionato, si passerebbe ad una fase playoff definita dal Consiglio federale, tenendo fuori squadre che hanno ottenuto verdetti matematici già maturati con le partite nel frattempo disputate. In caso negativo sarà la classifica cristallizzata e corretta a dare i verdetti: le prime tre in Serie A, le ultime quattro in Serie C. E circa la Serie C, il Consiglio federale ha ratificato la promozione in cadetteria delle squadre in vetta nei tre gironi. Fanno festa Monza, Vicenza e Regina. La quarta squadra sarà definita tramite playoff, cui accedono le squadre classificate dal secondo al decimo posto nei tre raggruppamenti. Data d'inizio il 5 luglio. Il 28 giugno la finale della Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana, il cui esito è atteso dal Teramo. In caso di vittoria delle Fere, il 5 luglio i biancorossi ospiteranno
sfiderebbero la Virtus Francavilla al Bonolis. In caso di successo bianconero, trasferta a Catanzaro. Ufficiali le retrocessioni di Gozzano, Rieti e Rimini. Le altre 6 retrocessioni usciranno dai play-out. Rientrano in gioco Rende e Bisceglie, che si giocheranno la salvezza sul campo contro Picerno e Sicula Leonzio. In Serie D, come detto, recepite in toto le proposte del direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in riferimento alle classifiche delineate al momento della sospensione. Promosse le prime della classe dei 9 gironi, retrocesse le ultime 4 dei rispettivi raggruppamenti. Nel girone F festeggia il Matelica, che approda per la prima volta in Serie C. Retrocedono le abruzzesi Chieti ed Avezzano, oltre alle marchigiane Jesina e San Giustese. Ma la vicenda quasi certamente non è finita. Toni forti quelli usati dal presidente dell'Avezzano Gianni Paris in una nota diffusa su Facebook. Gravina entra nella storia in negativo, ha detto il numero 1 biancoverde. Decisione assurda, proveremo a far ricorso alla giustizia sportiva e il TAR è un'altra possibile soluzione. E in particolare in Serie C, in casa Teramo, sono previsti per giovedì i tamponi prima della ripresa degli allenamenti. Non saranno convocati Fiore, che è in scadenza, e Luca Di Matteo. E proprio con quest'ultimo, la società biancorossa potrebbe, proprio con quest'ultimo, con Luca Di Matteo, il Teramo potrebbe avere un contenzioso. Ci dice perché nel servizio Jacopo Forcella. Il Teramo divorzia unilateralmente da Luca Di Matteo e quella che si prospetta con ogni probabilità è una battaglia legale a colpi di carte per stabilire le date esatte dell'infortunio dell'esterno di difesa, che evidentemente non ci sta ad essere tagliato. Tutto si gioca sulla tempistica di chiusura con l'INAIL della procedura relativa all'infortunio dello scorso ottobre, quando Di Matteo, dopo pochi minuti nel match con la Paganese, si lesionò il tendine d'Achille dovendo ricorrere ad un intervento complesso con tempi di recupero chiaramente molto lunghi. Solo che l'unica cosa, che se mi lasciate la parola ancora 10 secondi, mi dispiace veramente del grave infortunio per Di Matteo, al quale dedichiamo tutti noi stessi affinché lui possa recuperare il più presto. Credo che la spinta migliore l'abbia data lo stesso lui nello spogliatoio finito il primo tempo, sul lettino, e era prodigo lo stesso, nonostante il malessere, nonostante stesse male, era prodigo nell'incitare i ragazzi, e questa è stata una cosa che... A livello morale e umano contano parecchio. Peraltro a febbraio Di Matteo, dopo la convalescenza, si era rivisto al Bonolis per iniziare a riprendere confidenza con il terreno di gioco e cominciare a rimettersi in forma per quella che sarebbe dovuta essere la parte finale del torneo. Poi lo stop causa Covid ha fatto slittare tutto, ma come detto tutto si gioca adesso sulle date. Il Teramo, che lascerà andare anche Fiore alla naturale scadenza del contratto del 30 giugno, vorrebbe risparmiare l'ingaggio di Di Matteo in attesa di capire quali saranno gli scenari della ripresa del campionato, e quella di oggi in questo senso è una giornata decisiva. Di Matteo non dovrebbe essere convocato per il raduno di dopodomani, quando il diavolo si ritroverà dopo parecchio tempo per iniziare a svolgere i tamponi e tutto il percorso di controlli che permetterà alla squadra di riprendere la preparazione con allenamenti collettivi agli ordini di Cetteo Di Mascio. Parallelamente però la società potrebbe dover seguire un percorso con quello che potrebbe essere a brevissimo un ex tesserato. Il Teramo ritiene che l'entità dell'infortunio a livello di tempi sia tale per poter procedere alla risoluzione unilaterale. L'entourage del giocatore invece hanno tra le mani l'attestazione che la guarigione sia avvenuta a marzo, dunque all'interno di un range temporale che non permetterebbe il taglio. Ed ecco perché, oltre alle sfide sul campo in estate, per il diavolo potrebbero esserci dei match anche fuori dal rettangolo verde. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi, tantissimi gli ospiti, ovviamente si parlerà anche dell'esito del Consiglio federale che si è tenuto quest'oggi. Vi ricordo anche che tutti i servizi che avete visto in questa edizione del TG6 sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione. Attenzione e buona serata.